Tra gli attori dei processi produttivi di molte industrie italiane, assume un ruolo di primo piano la figura del designer, il controllore creativo di tutto l'iter di un prodotto, la cui bellezza e validità non è altro che il frutto della ricerca del giusto rapporto che deve esistere tra l'oggetto e il suo scopo. Alla fine degli anni 50, firme come Borsani per gli arredi, i fratelli Castiglioni per l'oggettistica e le architetture, Mangiarotti, Rosselli, Sozzas, Ponti e Zanuso, appartengono ai maestri riconosciuti di una scuola divenuta presto celebre in tutto il mondo, che ha creato opere considerate di riferimento nel design ed esposte nei musei più prestigiosi, come il MoMA di New York.